Un saggio finale per chiudere in allegria il corso di ballo. Mercoledì sera il Salone della Parrocchia di San Domenico Savio a Nuoro ha ospitato la festa conclusiva del corso di ballo, cui hanno preso parte 26 ragazzi speciali del centro diurno delocalizzato diretto dal dottor Salvatore Del Rio, che fa capo al centro di salute mentale dell'azienda sociosanitaria locale diretto dal dottor Gianfranco Lai. Un'iniziativa che si affianca alle tante in campo culturale e sportivo che consentono ai ragazzi di vivere delle esperienze importanti che li aiutano a socializzare, a superare le difficoltà di relazione o in campo fisico, mettendosi in gioco e costruendo una rete di relazioni. Il corso di ballo è stato tenuto dal gruppo Bailamos dell'associazione Prato Sport Nuoro, presieduto da Laura Pala. A tenere i corsi di ballo l'istruttore Giuseppe Merella, che ha guidato i ragazzi in questa nuova avventura. Ogni mercoledì, a partire da settembre, i ballerini si sono cimentati in attività collettive con balli di gruppo e sociali che li hanno da un lato divertiti e dall'altro aiutati a esprimersi. Il saggio finale ha coinvolto i ballerini della scuola, anche quelli degli altri corsi che hanno voluto partecipare alla festa dei ragazzi. Una sera all'insegna della musica, del divertimento e dell'impegno sociale. L'andamento del corso e i risultati raggiunti sotto il profilo non solo tecnico ma anche umano dagli allievi hanno soddisfatto il maestro Giuseppe Merella, che ha voluto sottolineare la felicità personale nel mettere a disposizione di questi ragazzi la propria professionalità, una modalità per restituire a chi è in difficoltà quanto la vita gli ha donato.